Raga, voi non ci crederete mai, ma è tipo la decima volta che provo a registrare sto video. Vabbè, comunque, tutto questo solamente per dirvi che, dato l'andare delle cose, purtroppo sto video, se continuo a tirarla pelle lunghe, uscirà fra tipo un mese e mezzo, per svariati motivi, tra troppi concerti che sto facendo, diciamo un po' la salute, niente di serio, insomma, c'è solo un dente del giudizio che mi sta a far malissimo, che non mi fa alzare dal letto praticamente, però che non mi fa lavorare, e svariate altre cose, tra cui un trasloco che sto affrontando. Va a finire che sto video sarebbe veramente uscito fra 3 mesi, e mi sono messo lì, ho detto: senti, allora, o lo famo uscire così oppure bella. Quindi, in poche parole, questo per dirvi che questo video lo vedrete editato al 10% delle mie possibilità, però non vi preoccupate, perché comunque in futuro farò sicuramente un altro video in cui parlerò del Wagen, e se volete fatemelo sapere qui nei commenti, facciamo una bella live dove vi racconto tutto per bene come si deve, magari faccio vedere pure i video, parliamo del Wagen, vi dico tutte le mie emozioni, tutto quello che backstage tra molte virgolette e tante altre cose. Detto questo, raga, ci vediamo a fine video per i saluti. Vai. Niente, non ci posso andare. Raga, buongiorno. Allora, direi che sto vlog lo iniziamo dal primo giorno di Wagen. Lo iniziamo oggi perché comunque ieri mi sono dovuto un attimo ambientarchi da tutto quanto la situazione. Oggi vi porto a far vedere un po' le cose, quello che c'è, quello che non c'è, ma c'avete idea. Allora, se non si capisce, questa è la villa per la colazione, è meglio che non mi esprimo. Te che dici? Abbiamo avuto culo che siamo arrivati presto, perché sennò non abbiamo fatto colazione. No, vabbè, lui, colazione gentilmente offerta qua da uno sconosciuto di ieri, che ha trovato tipo sto brick di latte qua sul tavolo, e io niente, ho fatto colazione come potevo, ma domani si rifà meglio. Allora, raga, io sto ancora al primo giorno, quindi ci capisco ben poco della planimetria, diciamo, del festival, quindi è un po' difficile magari far vedere qualcosa, però mentre che giro qualcosa vi faccio vedere. Ecco, già per esempio ho sbagliato strada. Bene, quindi nel frattempo adesso sto andando al merchandise a ritirare un po' di roba e vediamo insomma che vi posso far vedere. Mi sa che oggi aprono i palchi, quello sì, non vedo l'ora. Tra l'altro, indovinate chi ha preso il dopo sole al posto della crema solare. Non so se la sentite, ma Gunman dei cosi mi perseguita, vi giuro, mi perseguita. I am the gunman. Allora, raga, ho preso la roba merch, ho fatto una fila devastante, però la cosa attenta vi faccio vedere che ho preso la vera quest, era questa qua che sta qua dentro, la quest principale del Wagen. Vabbè, raga, sono un coglione, ho posato la roba in tenda, mi sono scordato di farvela vedere. Vabbè, sono 2 magliette del Wagen più la paperella, la mucca e il cappello. Questo ovviamente, che fai, te lo metti il cappello, è troppo caldo, raga. Allora, in questo momento mi sto dirigendo ai palchi principali, li hanno appena aperti, non vedo l'ora di entrare là, già sta suonando qualcuno e porco due, c'è una fila della Madonna.
non so se si vede, ma c'è una fila immensa di persone che sta venendo qua. Raga, non so se si vede, ma questa è la fila che entra dentro i palchi principali. È una cazzo di follia. Casa, la persona più felice di sto cazzo di mondo che è entrato dentro. È bellissimo. Bello vero, ora vi faccio vedere. Hello fucker! Oh, eccoci! That's why you ain't from Portugal! What is up? This is Authors of Cosmic Devotion! Troppo bello, sembra un ragazzino in un parco giochi. Ma raga, è bellissimo, è proprio troppo bello. Ma raga, è un'emozione unica, unica veramente. Ci avete proprio idea. Allora raga, mo qua davanti a me, se vedete, stanno a suonare Crystal Viper, ma mi sto andando a vedere. Sembrano molto interessanti. Sembrano molto molto interessanti. Allora, 5:17, qual è il piano? Allora, io vado al merch e poi al faster. Al darkness. Poi alle 8 dovremmo avere il Reaper. Alle 8 è il Reaper, regà. E dopodiché alle 10 al sempre a Wackinger. Wackinger c'è l'equilibrio. Io penso mi sparo col cannone sul palco poi. Tanta roba. E poi stasera alle 11. Ah, tra l'altro c'è pure Tina Guo alle 7. Sull'Outer. E alle 11 ci sono i Blind Channel. Vabbè, ma io non parlo. Stasera non lo so come ci trovate. Una giornata distruttiva, non mi immagino venerdì quello che succede. Venerdì quello che succede non lo so. Vabbè, va, e faccio sto resoconto di oggi. Allora, Tina Guo, pazzesca, e una certa imboccato il cantante di Saltatio Mortis più la cornamesa,
canzone di un videogioco. Poi pure lei comunque ha suonato Legend of Zelda e un sacco di canzoni fighe tipo L'ultimo dei Morgani. E vabbè, finisce Tina Guo, tra l'altro stavo tipo quasi in prima fila, finisce Tina Guo, parte la corsa per arrivare dall'altra parte di tutto quanto, perché c'erano gli Air Ripper, raga, a parte mostruosi fenomeni, tutto quello che pare, vedevo gente volare, partire ciabatte, una certa, c'era un circle pit che era una centrifuga della lavatrice, e ho fatto crowd surf, è stato fighissimo, è stato bellissimo. Finiscono gli Air Ripper, corro da un'altra parte che c'erano ancora i Van Canto, perché appena finivano i Van Canto avrebbero suonato dopo un po' gli Equilibrium. Raga, gli Equilibrium, cioè, devastanti, ma disastro, un macello, hanno fatto un macello, raga, perché comunque ve lascio immaginare, sono tedeschi, quindi la gente è fulminata, porca miseria, però hanno fatto una scaletta, raga, devastanti, ma bella vera. Ma poi beh, che le canzoni degli Equilibrium sono quasi tutte belle, quindi è difficile fare una scaletta del merda. Finiscono gli Equilibrium, corro a vedere i Blind Channel, praticamente erano già iniziati, c'era un macello di gente, ma un macello, ma tantissimo. Sono proprio coatti comunque, cioè loro sono coatti fracichi, e bello, bello, bello. Non mi riposo un po' perché, raga, sono distrutto, sono veramente distrutto. Domani dovrebbe essere un po' meno impegnativa, vediamo un attimo insomma come va. Poi venerdì si tocca preparare, perché macello, venerdì sarà tour de force. Vabbè raga, allora oggi colazione me la so cavata con 7 euro onesti, quasi, uova e bacon, faccio il panino con la Nutella e latte e cioccolato, direi meglio del così. Questa è la mia tenda. Mamma mia. Allora raga, oggi in teoria sulla carta si prospetta una giornata abbastanza tranquilla. Come sanno, ricarica telefono, power bank. E domani però c'è il disastro, c'è da fare un piano di battaglia qua. Per capire come cazzo comportarsi, perché veramente. E quindi niente, io non so, oggi mi faccio vedere qualcosina, va, più o meno sono riuscito a vedere un po' dove stanno le cose, a orientarmi, perché non è manco facile, è gigantesco, raga. Per farvi capire qua la situazione è questa, cioè stanno accampamenti con le cassettoni che mettono la musica a palla, ovviamente tutti i gruppi tedeschi. E il primo giorno andavo in giro, sentivo solo Rammstein, porca miseria. Allora, questa è più o meno la zona accampamenti. Questa penso, non so se ve l'avevo fatta vedere, questa è l'area D, come potete vedere. Sto qua vicino. Qui c'è una lunga processione, sempre, tutto il giorno, a tutte le ore. Lì c'è il merch, uno dei tanti merch, e niente, questo è. Allora, appena finito di caricare il telefono e il power bank è incluso, oggi sto abbastanza tranquillo, come dicevo. Ora la pancinetto, così faccio vedere un po' quello che c'è stato. Allora, partiamo, lì c'è la postazione per ricaricare le batterie, i telefoni, poi ci stanno un po' di cose, questa ve l'ho fatta vedere ieri, spill,
gadget, cazzi vari. Ma se li spiaghi e se li farà bomba, ho cazzo. Piano, scherzo. Qua. Qui c'è il mitico Farmer's Market, nonché il merchandise attaccato. Poi qui altri stand vendono cose, ci sta lo stand con le paperelle e lì giù, come potete vedere, ci sono i palchi principali che adesso vi porterò a guardare. Stand, cose belle, insomma. Poi mo faccio una cosa bella. Allora, queste sono le tribune del campionato di beer pong. Raga, è follia. Allora, ora vi porto a vedere il Wasteland, la zona Wasteland, diciamo, dove c'è il Wasteland Stage e comunque un po' di cose fighe da tipo Mad Max, no? Una roba là, insomma. Tra l'altro, ieri sera al Wasteland Stage ci ho visto gli Reaper lì dove sono volati proprio persone, robe, cose. Giorno ci ho preso la pizza e lasciate perdere. Beh, la pizza dei sofficini, quella congelata, è più buona, ve dico questo. Allora, questo è uno dei palchi minori, il Wasteland Stage, che in questo momento stanno preparando il palco per loro che non so chi sono. E ieri ci ho visto gli Reaper, come dicevo. Tra l'altro vedevo proprio qui all'out of the cage, out of the cage, come stanno suonando, perché non si è visto bene prima. Questo è il, come potete vedere, il Wagen Post Office. Praticamente qui ci sono le cartoline e voi spedite una cartolina proprio direttamente a qualcuno. Infatti me la vado a fare prima che mi scordo, perché devo spedire una cartolina a una persona. Cioè, raga, ma che cazzo stiamo a dire?
Che figata, questa qua spedisco, la posso spedire anche qua, che c'è tipo lì il coso, la buchetta dove si possono spedire tutte le cose. Sta là, tagliala. Cartolina spedita, arriverà a qualcuno. Ovviamente. Oh, entriamo dentro i stivalchi. Come potete vedere qua c'è la fila per entrare. E abbastanza corta oggi. Adesso. Allora, questo è quello che potete vedere da qua dentro. Laggiù si vede il faster e basta, perché l'harder sta accanto. Quello è il bugging, non so se si vede, ma tanto poco ci porto. Qua c'è sta un po' di roba, merchandise. Qua ci dovrebbe sta, devo dare un'occhiata al merch, però mi sa che, se non ho capito male, non c'è il merch di tutte le band, però boh. Qua c'è un capannone, diciamo uno stendone per riposare. Ancora non ci sono entrato. Ma sai, qua fanno i cosi, meet and greet. Qui fra un po' ci dice che suona sto gruppo indiano e non ho idea di chi sia. Allora, il Wet Stage e il Headbanger Stage sono praticamente i palchi dove fanno le metal battle. Infatti, come potete vedere, qui sta per suonare quel gruppo che dicevo, che stanno preparando il palco, e probabilmente dopo c'è un altro di là, già pieno di gente qua. Qui in realtà poca roba da vedere, c'è roba da mangiare, roba da bere. Qua un altro merch, bagni, se vi può interessare. Bagni pure lì. E un po' di roba, un po' di roba. Tra l'altro mi rendo conto che più passa il tempo, più al merchandise non si trova niente, finiscono le cose. Quindi o le compri subito o ti attacchi al cazzo. Allora, questa che vedete è la mappa non totale, solo dei palchi, perché poi qua c'è quella completa che vedete, quello blu che vedete qua è questa, in poche parole, è più ingrandita, e quindi cioè state a capire quanta roba. Allora, qui da lontano si cominciano a intravedere il faster e l'harder, che sono i palchi quelli i main diciamo. Non so se l'hanno aperti adesso, comunque in caso ve li faccio vedere bene. Allora, qui c'è il cashless payment, perché praticamente qui a Wagen si può pagare solo con questo coso qua, e in poche parole qui ti ricarichi il credito sul braccialetto. Qui, come potete vedere, è immenso, c'è una sfilza di stand che vendono cose, tra cui per da bere, da mangiare, tutto quanto. E lì ci sono i palchi, e lì in fondo, non so se lo vedete, muove ce porto, c'è il Lauder, che è il palco, uno dei palchi grandi, in poche parole. Qui praticamente c'è praticamente di tutto, c'è dal kebab al cibo cinese a tutto quello che volete. Costano un po', però qua dentro purtroppo se vuoi mangiare ti tocca spendere un po' di soldi. Ah, tra l'altro qua fanno il cappuccino, 5,20€, vaffanculo, te lo tieni. Ah, raga, allora, pizza e calzone, se potremmo fidare secondo voi, vado a dare un'occhiata, va. Allora, margherita 6,50€, prezzo onestissimo, non tocca, vedete come la fanno, perché comunque non sono riuscito a vedere bene dentro, quindi... Allora, qua si vedono magari un po' meglio, poco poco, però vabbè. E ovviamente ancora sono chiusi. Qui, raga, si riempie in una maniera che manco ve lo immaginate. È una cosa clamorosa. Tra l'altro guardate lì che figata. Che figo. Allora, probabilmente voi non ve ne rendete conto, ma ho camminato una cifra e vabbè, ve lo faccio vedere. Qua c'è il Lauder, ancora un po' lontano,
altra area dove ci si può mettere all'ombra, qua c'è altra sfilza di cose da mangiare, tutto quanto, bagni e cose, insomma. Là c'è un altro merch e mo vi porto a far vedere il palco come si deve, anche se l'avete visto insomma ieri. Allora, la cosa bella è che qua c'è questa cosa qua, lo schermo che ti dice la temperatura, eccola, mo te la fanno vedere, che ti dice sia la temperatura notturna che quella diurna. Faccia vedere per favore, eccola qua, 24 gradi al giorno e 14 di notte, quindi ti tiene insomma ti tiene informato. Questo regà è l'Auder, visto un po' più da vicino, da un po' suonano i Buit, non so chi siano, però vabbè. E niente, questo è un po' di tutto, in realtà non è proprio tutto, però è difficile, insomma, arriva a fare tutto, quindi piano piano penso che farò vedere quello che manca. Comunque, cioè, le cose principali sono queste. Effettivamente ci sarebbe tutta quella parte della che non vi ho fatto vedere, ma ci stanno un po' le stand, roba da mangiare, cose. C'è un altro palchetto piccoletto, se volete muove ci porto. Ci ho visto l'intervista di Joey Belladonna l'altro giorno. Dicevo, credevo che girava gente con sto cappello, sto cazzo piravano. Vabbè. Allora, questa pare che sia la lotteria, che ancora non ho capito come funziona, vedo che la gente gira ma non ho idea di come funziona. Allora, questa è l'altro palco, il Welcome to the Jungle. Ogni tanto ci fanno qualcosa, ogni tanto ci fanno qualcuno, e qui c'è una bella area dove potersi sedere, ristorare e quant'altro. Un super riposino, mi sono alzato, non ci sto a capire un cazzo, sono stunnatissimo. No, allora sono le 5, fra un po' mi vado a vedere Black Briar, se ricomincio a capire qualcosa, e poi va. Poi stasera ho messo il sondaggio su Instagram per vedere chi votavate. Io già ero intenzionato a vedere gli Opet e voi mi avete votato gli Opet. Bravi. Dai, andati onesti, ci sta, non che poi me li rivedrò con i Camelot, in teoria, se tutto va bene. E mo niente, un po' di tempo fino alle 10, alle 10 ci stanno gli Opet. Io non capisco la gente a queste robe, facciano andare in giro a maniche corte. Io mi sto cagando sotto dal freddo. Sarà che comunque sono stato fermo a caricarmi il telefono, vabbè. Vabbè, mi sono preparato per gli Opet. No. Speriamo che mi fanno entrare all'Auder, perché ho visto che l'hanno chiuso perché c'era troppa gente. Noi vediamo un attimo al limite. Se fosse a vedere i Scorpions e dopo. Allora, regà, la situazione qua è la seguente. Mancano 20 minuti, un
quarto d'ora. Ma voi non c'avete idea al palco principale quello che c'è stato? Non avete proprio idea. Vabbè, speriamo bene. Indovinate un po' che succede oggi, sta piovendo. Comunque, fortunatamente è una pioggerella fina. E dovrebbe smettere tra poco. Tra 20 minuti suonano i Sonata Artica, ma mi stanno a vedere al palco principale. E alle 3 Whiskey Black. Poi altre cose, stasera Brigati e la Fantasia, definitivo. Vi lascio immaginare quello che succede oggi. Non so se si vede la villa da qua, ma ce n'è tanta. Allora raga, ho imparato un paio di cose. La prima, se vi mettete tipo verso l'inizio, vicino al palco, cominciano ad arrivare un botto di persone che surfano e il concerto non ve lo godete. Poi vabbè, sono sparito, ho surfato io e poi me ne sono andato a vedere l'Xandria dopo il Beast in Black. Ho visto Beast in Black e stamattina sono andato a Artica, tanta roba. E mo sto a ritornare al palco principale sperando che le riusciamo a bucare in qualche modo. Stasera Blind Guardian, Fantasia, Korn, Pepesh, Vans. Di caffè. Allora, non so quanto ti sentirà, però probabilmente questa è la cosa meno scam che potete trovare al bar. Sono le 2 di notte di venerdì, sono appena finiti di Fantasia. Non so quantificarvi la mia felicità in questo momento, raga. So che sarà una cosa passeggera perché quando tornerò a casa mi salirà la botta come al solito, però ma sto godendo tutta fino all'ultimo istante. Sto wagon è stata tipo una cosa più bella che ne può essere capitata quest'anno, comunque negli ultimi anni di vita. Una delle cose più belle che porca miseria, boh, non lo so, cioè fa chiaro, sentite la voce come sto messo, quindi mamma mia, è inutile che ve lo dico, almeno una volta nella vita veniteci. Allora raga, comunque io di video mi sto a ben pochi ai palchi perché è proprio difficile poter tirar fuori il telefono per fare qualche video. Non riesco manco a fare storie su Instagram, però cercherò di raccontarvi il più possibile qualcosa pure al di fuori, cioè magari quando tornerò a casa. Poi faccio 2 minuti a fila al merch, che mi sono perso il bottone di questo bracciale. Poi mi vado a vedere i tre con forza, le 3:15. Niente raga, comprare qualcosa di domenica e di sabato è impossibile. Praticamente è andato, dico tutto sold out, ma poco ci manca. E pure il bottone, vabbè, andiamo qua. Me lo so perso mentre ieri durante i Beast in Black, se non mi sbaglio, perché poi ho sentito pure che si staccava. Lì per lì non avevo connesso che cos'era quel rumore, però a quanto pare era il bottone, poi me ne sono accorto dopo. Tra l'altro mi sono perso pure il bracciale, quello della navetta. Mo speriamo che non mi fanno problemi domani. Allora, amico mio, com'è andata? Corsa, sudore,
botte e tanta pioggia adesso purtroppo. No, 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 tanta roba, no? Cioè, allora, abbiamo appena finito di vedere i Dragon Force. Adesso, adesso. La cosa bella è che, porca miseria, abbiamo fatto in tempo, cioè è finita proprio The Fire and Flames. Ha iniziato a gocciolare che stava finendo True The Fire and Flames. Poche, ci salutano i Dragon Force, senti le prime gocce, fatte calla. Io ho tirato fuori il mio impermeabile e niente. Però devo dire, raga, i Dragon Force bellissimi. Non belli, oggi belli. Workout fatto. Ah, raga, stanno a fare i portabare, i facchini stanno a fare. E niente. Ovviamente, raga, non è Wagen senza questa bella cosa. Un'oretta, smesso di piovere per fortuna. La situazione è abbastanza tranquilla. Io adesso mi vado a caricare il power bank perché non lo so scaricato per ricaricarmi tutto il telefono. Messo però i motionless in white, spero di fare in tempo a vederli. E però forse riesco a vedermi Cradle of Filth e Mayhem. Vediamo un po', va. Allora, la situazione del Reno, come vedete, non è tragica. E ho caricato un po' il telefono, il power bank, e mo me vado a vedere i motionless. E raga, niente, l'ultimo concerto di sto Wagen, ho fatto Cradle of Filth e Mayhem in transenna. Ma raga, mai Mayhem, che cazzo hanno tirato fuori, raga, ve lo giuro. Allora, io penso, se fossi andato tipo a vedermi gli Amon, Demoth, non me lo sarei mai perdonato, ma mai perdonato nella vita mia. I Mayhem hanno fatto uno show non incredibile, di più, e hanno suonato tutti i peggio pezzi. Dietro c'era tipo sto cinema, cioè sta sorta di cinema che passavano le immagini, alcune penso mai viste, perché comunque tante non l'ho mai viste. Video, un tributo a Dead Euronymous, raga, clamoroso. E come ciliegina sulla torta, hanno tutto tranne che, di tutto mi aspettavo tranne che, ne sono saliti sul palco Mannheim e Kittilsen, primo cantante, cioè cantante storico e batterista storico dei Mayhem, hanno suonato i pezzi di Death Crash. Io, raga, non c'ho parole. Io non c'ho parole. Quindi, mamma mia, solo mamma mia. Signori, grazie per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni, grazie per essere arrivati fin qui, per avermi sopportato per più o meno 40 minuti e ci si becca prossimamente in un prossimo contenuto. Spero sia il prima possibile, ma ci sto lavorando. Non vi preoccupate, ci si vede a settembre il prima possibile. Ciao a tutti. Cioè, raga, no, uno adesso dovrebbe bestemmiare, perché uno dovrebbe bestemmiare adesso. Però va bene, ce lo facciamo andare bene. In Germania la domenica non si trova un cazzo di aperto. Io tutto fiero in stanza. Cioè, raga, qua c'è veramente di tutto, una stanza bellissima. Ho fatto cazzo stasera, tutto fiero, vedevo la cucina tutta bella, no, rifornita. Stasera mi faccio una carbonara di quelle di Cristo. Ma certo, mi faccio forza, scendo al Penny che sta qui. Spam. Sta qua dietro. Vabbè, non si vede. Sta vicino al benzinaro. Vabbè, insomma. Stasera me lo lascio. Scemo. Tutto chiuso. Tutto chiuso. Tutto chiuso. Le bestemmie che sono partite. Ovviamente il Burger King. No. Che fai? Lo chiudi il Burger King?
Attenzione, state là, cavagna di merda!